Allora, dicevo, a larghe linee la mia vita è stata una vita piena di episodi importantissimi che mi hanno fatto cambiare di livello di coscienza, perché qui si parla di livelli di coscienza. Da quando ho scoperto di esistere, che avevo 3 anni, 3 anni e mezzo, ho scoperto di esistere, ho scoperto questo. Ho scoperto la mia anima, la mia esistenza, ed è lì in avanti la scoperta del mondo, sempre tutto affascinante, meraviglioso, bellissimo. Cresciuto in una famiglia povera, di quel periodo, tanta ignoranza, non si poteva andare a scuola, bisognava andare a lavorare. Sono nato in una famiglia veramente molto, molto, molto povera. Ma nella famiglia dei Fecchio c'era, guarda caso, e qui ne voglio parlare così, inizio il discorso più completo, proprio partendo dall'inizio, dalla caratteristica genetica. Eh sì, perché nella mia famiglia, nella famiglia dei Fecchio e anche in quella di mia madre, i maschi, alcuni maschi, erano dominanti, avevano la caratteristica del dominante. Esistono queste caratteristiche. A livello genetico è come nei lupi, è come in tutti gli animali, esiste una caratteristica dominante e nell'uomo c'è. C'è nell'uomo e ci sono certi uomini che questa caratteristica dominante non ce l'hanno. Punto. Non c'è bisogno di essere dei dominanti. Ognuno è quello che è. E io mi sono ritrovato in una famiglia dove il mio bisnonno era un capo. Era un capo e veniva assunto dai grandi proprietari terrieri per poter tenere sotto controllo gli operai. Ma lì ci andavano dei duri, eh. Non c'era democrazia, c'era sopravvivenza, quella antica, dove il capomastro aveva un potere immenso, ti poteva licenziare, lui aveva il potere di licenziarti e assumeva lui tutti gli operai. Il capomastro aveva un potere assoluto, il padrone non c'entrava niente, lui non voleva sapere niente dei suoi operai, zero. Lui aveva a che fare con il capomastro e basta. Non c'era contatto fra gli operai e i padroni. I padroni. Ebbene, mio bisnonno era un capomastro. Perché era il terrore di Papozze. Perché soltanto i duri potevano fare il capomastro. Soltanto i dominanti, dentro devi essere dominante. Ma nasci così. Non è che tu ti trovi dominante perché lo sei diventato, è una caratteristica genetica, o ce l'hai o non ce l'hai, punto. E così mio nonno, tale quale, anche lui, capomastro in una grossa azienda dove erduro del pretorio, dominava. Quei 20, 30, 40, 50 contadini che lavoravano in periodi importanti, poi venivano messi a casa e tornavano magari dopo 3 mesi. Ma il capomastro, nel paese di Papozze, delle grandi famiglie, c'erano i Fecchio. E così mio padre, anche lui, un dominante. Un dominante, mio padre a me. Essere secondo a qualcuno? Giammai. Perché? Caratteristica genetica. Caratteristica genetica. E me la sono pure ritrovata io, chiaramente, no? E probabilmente ce l'avrà anche Ilenia, ma siccome lei è una femmina. Quella caratteristica lì probabilmente si trasforma in qualcos'altro, ma è una forza. È una forza che ti ritrovi nei geni. Tu nasci con questa forza. O ce l'hai o non ce l'hai. O ti metti a piagne o ti tiri sulle maniche.
È tutto lì. O ti metti a piagne o ti tiri su le maniche. Ebbene, io ce l'ho questa caratteristica. È nei miei geni. E quando io ho preso coscienza di me, non ho guardato il mondo da sottomesso. Porca miseria, anche questa è una cosa incredibile. Io guardavo il mondo dall'alto. È pazzesco! Ma vi rendete conto che io a 3 anni e mezzo reputavo tutti gli esseri dei cretini? Ma come si fa a concepire una cosa del genere a 3 anni e mezzo? Ma è una cosa da pazzi! Ma allora tutti i bambini hanno già quella coscienza di quando sono adulti? Per forza devono vedere il mondo quando ognuno di voi ha realizzato di esistere, ha visto il mondo fuori di sé, lo ha visto in un determinato modo. Il rapporto alla caratteristica dell'anima, all'evoluzione dell'anima, alla coscienza dell'anima, non lo so. Ma questa cosa esiste sul serio. Che tra l'altro sarebbe la prova lampante della reincarnazione. Ma come può un bambino di 3 anni e mezzo avere questa coscienza, questo sentire l'esterno di sé, gli esseri umani, una cretinaggine assoluta, mentre il mondo, il creato, una meraviglia sconfinata. Ma è una cosa pazzesca. L'unica cosa che io vedevo in disarmonia, che non mi piaceva, erano gli esseri umani. Ma si può? Ma è una cosa incredibile. Va bene, andremo avanti al prossimo video.